il Chelsea applaudì il Manchester dopo una rivalità e un grandissimo duello per il titolo. Eccolo qui l'applauso dunque, Fabio. Bisogna dire che l'Inter vuole applaudire e poi dimostrare però sul campo di essere più forte. Bentornati per il derby numero 266, Maldini inquadrato, il derby numero 54, recordman anche per numero di derby giocati, secondo in classifica ce l'ho accanto, Beppe Bergomi, 44 derby giocati, poi si discute sempre su alcuni numeri, qualcuno è da 56 a Maldini perché ci sono dei derby sempre amichevoli che ballano, insomma, o quelli di mezzo tempo solamente, di un tempo, quindi di mezza partita solamente. Giustamente, a 5 anni più di me, aveva giocato 10 derby. Certo. Cioè, ha giocato 5 anni più di me fino a 40, ecco, questo volevo dire. E quindi a 10 derby più di te. Sarà Ibrahimovic, la mette giù e prova a girarsi, arriva Pirlo, c'è Ibrahimovic, controllo di Ibrahimovic, tiene il pallone in campo, lo segue Maldini. Ibrahimovic protegge la palla sull'attacco di Maldini, è subito il primo scontro, l'ultimo tocco di Ibrahimovic, la rimessa laterale per il Milan. Cordoba, Maldini. Comincia da sempre Maldini che viene su. Seedorf, attaccato da Cambiasso, riesce a far passare il pallone ancora per Maldini, prova a passare Maldini, ce la fa in qualche modo. Ancora l'intervento di Maldini, deciso su Maicon. Palla in fallo laterale, sta facendo molto giocare Morganti, deve stare attento che la partita poi però non gli sfugga di mano. Ammonito nell'occasione, dietro il piede, vediamo, ecco il piede sinistro, va a piede a martello, va a colpire anche la palla, poi con l'altro piede, insomma qui l'arbitro ha lasciato correre, non lo so. Ha giudicato sul pallone e non ha giudicato pericoloso l'intervento di Maldini. Maicon si rialza, Stefano De Grandis da bordocampo, Stefano. Secondo palo, c'è Samuel, anticipato da Maldini, calcio d'angolo dalla parte opposta, l'Inter prova a far valere la forza. Attenzione al contro di Kakà, non scoprirsi. Maicon centrale, Ibrahimovic toccato, resiste Maicon ancora, calcio di punizione per il secondo fallo su Maicon, l'arbitro aveva lasciato andare. Questo è l'intervento su Ibrahimovic, si prosegue, poi fallo di Maldini su Maicon e calcio di punizione per lui. È da sfruttare tantissimo questo giocatore, perché? Sì, perché c'è anche la soluzione di Kivu, però il problema è che non c'è una soluzione di sostituzione in mezzo al campo, perché praticamente ha solo difensori e attaccanti il panchino lì. Zanetti ancora, arriva sul fondo Javier Zanetti, cambia tutto, Maldini, dentro è andato Ambrosini, il traversone deviato, Gilardino sul fondo di niente, aveva il volto, poi vediamo se c'è stato anche un tocco dopo, qui vedete la deviazione, arriva Gilardino. Qui non lo vediamo se poi subisce un colpo, se si fa male colpendo il pallone. La deviazione mette fuori gioco Maicon a destra. Esce Maldini a prenderlo, traversone deviato proprio da Maldini, rimessa laterale per l'Inter. Otto da quella parte, Cruz vuole girarsi, cambia tutto, Maldini sbaglia, Cambiasso limite, Cambiasso sinistro, Esteban! Valo di Maldini per Kakà, adesso la reazione. Ha toccato Maldini, è peggiore che possa capitare a un derby a un giocatore, quello di fede interista, Nelson Dida. Buona, la gente quando ha visto il replay sui monitor in alto si è resa immediatamente conto, insomma, dell'errore del portiere del Milan. Cambiasso allontana, prova a dare pressione adesso il Milan, ma c'è Jimenez che controlla, calcio di punizione, fallo di Maldini. Perché ti concede pochissimo, squadra che fa bene. Ha battuto per Maldini, Maldini in area di rigore, prova a mettere in mezzo, allontana e allora chiama in avanti Maldini, si sono rialzati i giocatori a terra, chiama in avanti Maldini, si sono rialzati i giocatori a terra, il cross ancora per Gilardino che non riesce a controllare, poi c'è Maldini in area di rigore, Maldini prova a girarla per Kakà in mezzo, trova solo Giulio Cesar, c'era Ambrosini anzi in mezzo. Bellissimo ancora, sempre con Oddo, è pronto al traversone, lo effettua Maldini sul fondo in girata, cerca il corridoio, non lo trova, arriva Ambrosini a tenere il pallone vivo. Due giornate di anticipo Super Sport. Beppe, si può dire, ha vinto l'Inter, sapevamo che l'Inter è fortissima, però il Milan ha confermato di essere forte perché ha giocato un gran derby comunque. Il Milan ha giocato bene, mi ha sorpreso, difatti io
non riuscivo ad inquadrare bene questa partita dopo la trasferta di Tokyo, non sapevo se Milan era pagato o meno, invece grande partita, ha tenuto il ritmo che voleva, è andato in vantaggio, poi ha subito due gol dove il portiere ci ha messo del suo e quindi quella l'ha un po' condizionata, perché il Milan una volta in svantaggio...